sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato il vaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Per la giovane età dei suoi partecipanti, dei suoi militanti, e anche per una forte incidenza nel totale, diciamo, della partecipazione alla resistenza di una grandissima componente cattolica, le magistrali di Fano, si diceva, che erano una fucina di, sì, di antifascisti, Valerio Volpini, sì, Aldo Deli, sì, sì. Le magistrali di Fano furono praticamente il gruppo GAP che fece la guerriglia urbana qui nella zona di Fano. Lì comandò Valerio Volpini, che era andato in montagna a Cantiano e faceva parte della quinta brigata Garibaldi, ma il comandante Ottavio Ricci, poi, visto che era un ragazzo capace, intelligente, con idee chiare, con propositi fermi, lo spedì a Fano con questo incarico di organizzare la resistenza qua. E quindi io vorrei anche chiedervi qui di ricordare Valerio Volpini in qualche modo, di farlo in qualche modo, perché nel 2010 era il decimo anniversario della sua morte. Anche se lo facciamo nel 2011, non credo che se facciamo un evento pubblico, ci sono già persone che sarebbero ben liete, che io conosco, che sarebbero ben liete di ricordarlo. Mi sono alzato e ho trovato il vaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano